Rodolfo Giampieri, presidente Assoporti, oggi a conclusione dell'Assemblea 2022. I porti non si fermano. Certo, i porti non si fermano e non si sono fermati e non si fermeranno, perché i porti sono aperti 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana e perché hanno dimostrato una grande resilienza e capacità di risposta a quelle che sono state elementi assolutamente imprevedibili. Uno, la pandemia, che purtroppo ancora non ci ha lasciato, l'altro la guerra, che sta in qualche modo creando disagi e problemi a tutti i livelli, partendo dal presupposto che è impensabile che negli anni, nel terzo millennio, una guerra serva per risolvere problemi tra nazioni. Ecco, i porti non si fermano, è stato il titolo e il motivo conduttore della nostra mattinata. Vuol dire che il lavoro nei porti è un lavoro organizzato, è un lavoro serio, ha ognuno un compito specifico ed è una situazione che in qualche modo andrà sicuramente modernizzata, ma il format ha dimostrato di funzionare. Oggi sono stati trattati tutti i temi, ma fondamentalmente quello energetico, no? I porti sono al centro della rivoluzione energetica. Sì, i porti diventeranno quasi un centro nevralgico di una trasformazione della nazione, perché all'interno dei porti i fondi del PNRR e del fondo complementare sono orientati a tre grandi temi: le infrastrutture, le infrastrutture, cioè la digitalizzazione, e la sostenibilità, perché sono i tre grandi temi del futuro, per cui siamo pronti come porti a diventare hub, particolarmente diciamo attenti a che cosa? A tutte le novità che la tecnologia sta in qualche modo portando avanti. Tecnologia che naturalmente passa attraverso, anche per un discorso di sostenibilità, al tema energetico, sul quale il fatto che i porti siano stati riconosciuti per legge comunità energetica mette in condizione i porti di ragionare anche sulla produzione dell'energia. Il ministro che ha concluso ha detto che abbiamo parlato di ammoniaca, GNL, idrogeno, ma mancano i depositi, mancano le infrastrutture per questo. Beh, in questo momento mi sembra che si stiano tutti sul pezzo per affrontare un tema che non è di semplice soluzione. Cioè, non è detto che è un tema che va affrontato, va studiato e sul quale vanno trovate le soluzioni. Certo, sono varie le alternative, probabilmente le alternative si compenseranno una con l'altra, ma il modulo, il format va studiato e va in qualche modo messo a sistema. Aspetta, Presidente, l'ultima domanda: alle conclusioni di questa giornata, è soddisfatto di come è andata? Io direi di sì, cioè è una giornata che ha dimostrato grande coesione del mondo delle autorità di sistema, una coesione molto leale nei confronti poi del nostro governo e del nostro ministro, al quale continueremo ad offrire una collaborazione leale e, come piace dire, non soltanto sottolineando quello che non va, ma proponendo anche quello che bisognerebbe fare.